Buongiorno. Allora, prima di partire con LEGO Legacy e Card Monster e Minecraft Dungeon e forse Immortal Phoenix Rising, magari Minecraft o con la chiusura di Rocket League, oggi vediamo se finalmente, scusate i versacci. Se Legend of Zelda vuole partire, non ti capito? Intanto abbiamo Stream Rider. Oh, mamma mia, sfrutto questa occasione per ringraziare ancora The Joker 23 Ita, che mi è diventato il mio leader beat proprio ieri. Grazie ancora, Giocherino, grande. Allora, vediamo qua che dice che funziona tutto. Quindi, se funziona tutto, dice server online, ma a me non parte. Boh. L'aggiornato funziona più il gioco. E io insisto, raga, mo gli riscrivo un'altra volta a questi. E gli dico, guarda che a me serve, non funziona. Ah, sul sito anche dice tutto online. Perché poi si chiama Eternal Time, no? In teoria dovrebbe essere eterno, ma in realtà non è eterno. Niente, a me non mi fa entrare. Scusate, eh. Ma io non riesco a fare il login, ma perché? I can't login. Please help me. Io ho rimandato il messaggio. Ovviamente la musica poi è troppo alta, mi dà un fastidio allucinante. Niente. Ah, vedi, la password sbagliata la vede. Niente, rea, non entro. Aspetta, prova a mettere in full HD. Magari in full HD prima entrava, ma non entra più. Lo so se il full HD. Non so che cosa è successo. Allora, proviamo a metterlo in full HD in inglese, niente finestra. Ah, c'è un'altra cosa, Discord. Io gli scrivo su Discord, cioè, perché se c'hanno Discord, chiaiocci vostra, eh? Senza offesa per i vostra. Proviamo a... perché io sono entrato, ho giocato anche. Però niente, dice che il server è scollegato. A me mi dice così. Però dice che è online. E allora ti scrivi offline e basta. No, non funziona il server. Cercate connette? No, niente. Il server non funziona. Io non vorrei insistere, ma il server non funziona. Niente, raga, non va sto giochino, no? Non va, non vuole andare proprio. Niente.
Non vuole andare. Allora, Stream Rider però sicuramente è andato, quindi partiamo con Stream Rider intanto, che vedevo dire. Allora. Ci stanno più. Oh, mi ha risposto. I'm sorry, we are not available right now. Please try again later. Why? Why? Adesso voglio sapere perché. Cioè, fanno gli inviti per Discord, però l'invito è scaduto, non puoi partecipare. Ma che cazzo? Mortacci, fanno le cose coi piedi proprio. Questo invito potrebbe essere scaduto oppure non hai il permesso per accedere. Perché il mio invito non è valido? Link di inviti non validi. Alla fine hai ricevuto questo invito su server disco su super segreto a cui volevi unirti. Sì, quindi cosa controllare? Scadenza, codice non valido, ban, limite di 100 server. 100 server. Hanno a pezzi, questi stanno a pezzi. Vi odio. La cosa bella è che hanno fatto le news. Cioè, patch update 11 gennaio. Ma in realtà non funziona un cavolo. Ma secondo me la gente gioca, è qui che a me non funziona. Mi butta fuori proprio. Dice, ah, tu non puoi giocare. Hanno messo tedesco, francese e PvP. Beh. Poi scrivo I can enter on the server, please help me. Allora, gli scrivo pure da Facebook, vediamo se magari, boh, io secondo me devo farmi una nuova registrazione. Mi puoi vedere che quella mia è sballata proprio. Io mi riscrivo, io proprio vedere.
passa solo l'idea password poi. Successo, basta. Solo ID e password. Allora, adesso mi sono registrato con un altro nome. Ma voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Vediamo se non va. Guarda. Oh, che c'hai? Mal de pancia? Dai un po'. Non so, stava a flashà. Che se flasha. Allora, proviamo a fare sto login, io dico. Aspetta. Niente, raga, il server non funziona, è inutile che tu tanto cambi login, cambi cosa. Il server non è online. Basta, finito il discorso. Il server non è online. Che si scrivono al server online, ma non è online. Ah, cazzo. Come sempre. Dicono, ma che dico? Cazzate, dico. A me gioca all'ego, va. Cazzate. Cazzate. Cazzate loro. E vabbè, chi è? Chi è? Ah, vabbè, niente. Ho sprecato 12 minuti. Quando potevamo farmare benissimo sull'ego. Allora, oggi andiamo a fare un po' di sfide, di cose. Ma diciamo la farmata giornaliera classica. Aspetta, che alzo un po' di luce. Niente di che. Buone pergamene. Ah, c'era un evento in corso che è quello dei brividi. Cioè, quello dei brividi, ciao. Quello del gelo. Con il personaggio inedito che è lo Yeti. Si sbloccherà fra 2 giorni. Io darei un'occhiata un attimino alla mia sezione gelo e vediamo un attimo di potenziare questi 2 giorni, di sfruttare questa occasione per questa formazione. Allora, diciamo che chi necessita di potenziamento è lo Yeti, e invece chi ha bisogno di upgrade è lui. Addirittura posso portarlo al 6, è interessante. Sì, non sottovalutare questo personaggio, perché per farlo è tosto, prima cosa. E seconda cosa, è veramente utile in difesa. Anche nella formazione spazio è molto molto utile. Vediamo se riusciamo a portarlo, bah, non credo, a 5 stelle subito, in 2 giorni. Però potremmo provare. Intanto ci andiamo a fare questo. Potenziamo sicuramente l'attacco migliore che ha e perché no anche l'attacco classico, così da un 100 di danno. Questo potremmo potenziare poi in più là. Allora, visto che sta a 58, non ho abbastanza pergamene. Va bene così, lo lasciamo a 58. Lo Yeti invece deve fare una bella salita, 33. Lo Yeti, guarda, mi devo comprare le pergamene. Mi devo comprare le pergamene, vabbè. Magari le compro poi. Intanto vediamo a che accessorio arriviamo. Finora tutto disponibile. Buono. Buono, almeno il 4 sblocchiamo almeno
l'altra abilità, non male. Ti ricordo, mi scuso sempre se guardo in basso perché sto guardando il cellulare. Quindi magari dire, ma perché guarda giù e non guarda la webcam? Perché sto guardando il cellulare, sto giocando dal cellulare. Allora, potrei fare anche l'accessorio 5, molto impressive proprio. Il che mi alletta. E però ci serve il livello. E niente, mi devo comprare queste pergamene. Ho sbagliato. Ah, il set gelo ovviamente pure è da vedere. Il set gelo è questa. Mamma mia, ce l'abbiamo arrugginita proprio. Dobbiamo arrivare a livello 3. Ma non ci arriveremo mai a livello 3. Un altro set gelo esiste? No, non esiste, no. Forse questa. Spazio gelo. Categoria pianeta di ghiaccio. Forse questa potremmo fare. Vediamo un po'. Ah, dovremmo sperare di trovarne 4 nella cosa. Non è facile. Vabbè, sappiamo che farmare, però prima di tutto dandandara. Sdandandara. Sdandandara. Apriamo i pacchetti giornalieri. Darara tatara tarara tatara tarara. Sorrendo quando pure quando non canto. Patapata patapata patapata. Cerchiamo di finire questa principessa. Qua, 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 qua,
400.000 pergamene. E a sto punto diamogli pure una mano con i soldi e via. E ciccia. Ci siamo consumati i soldi, cioè i cristalli, però per una giusta causa. Io direi che 50 basta per ora, poi vediamo. Non esagerare, vedi, ti sto potenziando. Io l'accessorio 5. Per arrivare a serie, manca un punto solo. Allora a questo punto diamoci dentro, vediamo un po'. Non male perché prendo l'ultima abilità, capito? E quindi mi piace l'ultima abilità perché è un potere extra che serve sicuramente in formazione. Allora, vediamo che cosa richiede. Le banale le possiamo fare. Ok, dedichiamoci a 9 granchietti. Vabbè, però in 2 giorni ce la dovremmo fare. Vediamo un po'. 9 granchietti. Vai, 9 granchietti. Oh mio Dio, ho fatto 180 subito. 5 granchietti, non male. Non male. Magari in un giorno riusciamo anche a farlo. Ci ha dato 9 di queste. Mortà, non ci servono a niente. Vabbè. Intanto uno l'abbiamo fatto. Magari in giornata riusciamo a farne anche 2. Forse 3. Visto il drop. Non abbiamo Elisir abilità livello 1. Quindi intanto ci potenziamo magari le prime 2. Poi vediamo. Servono, serve. Serve un sacco di roba per fare i potenziamenti. Vabbè, loro so che stanno quasi al massimo. Quindi non intralcio. Per quanto riguarda lei, anche lei sta bello al massimo. Potrei aumentare ancora di più. Diamogli una botta. C'è questo ritardo di laggata che era. Potrei riuscire a fare lei.
Magari con molta calma anche lei potrei portarla a livello accessorio 6. Sarebbe una bella svolta. Così tutti a livello accessorio 6. Lui ci porto sicuro. Lei ce la porto sicuro. Loro due già ci stanno. Non male. Se riesco a fare magari la formazione al 60, buono. Adesso dobbiamo pensare al set. Che i set sono due. Per il gelo, abbiamo detto la slitta che sta in alto mare. Posso provarla a fare così, vediamo un po'. Me la provo a fare, ma non credo. Vabbè. Potrei farla a livello 2, ma non arriverò mai a fare livello 3. E invece questa di qua. Odissea alla stazione non è male, perché me ne mancano soltanto 4 tasselli. Se ci mettiamo a fare la spedizione, guarda, una la becchiamo qui, non male. Una sola ce n'è. Vabbè, però io sono sicuro che se ci mettiamo a farla la spedizione, non so, richiede tanto tempo, ragazzi, tanto tempo di gioco, non c'ho voglia, però. Se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire, diceva quello, no? Non so chi è quello, però lo diceva qualcuno, no? It's gonna be. Ecco. Con questa cosa, addio proprio soldi. Che non abbiamo nessun diritto sulle canzoni. Allora, completa 2 battaglie dell'area. Completa 3 missioni difficili. Completa. Vabbè, nell'arena, non nell'area. Vabbè, yeah. Famose questa, così prossimo evento siamo preparati. E rapparappa. E ba ba pettidu. Bebba pure bu. Si sa che vuol dire, però. Niente, vabbè. Allora, dai, famosela. Come rovinare una canzone. È come rovinare un video. Vai, li metto tutti perché tanto mi pare che devo prendere una missione per metterli. Quindi vai. A posto. Scavatori esperti. A posto. Mappa. Sarebbe dei bonus che metti per fare la cosa. Pam tum pam tum pum pam tum pam. E perché castello? Fammi capire. A posto. I set pure vengono sottovalutati dai potenziali, ma invece sono molto necessari. E bulci oggi. No, non è vero, è la cuffia che mi schiaccia i capelli. Fammi vedere. Allora, ne potremmo fare tante di spedizioni, quindi la probabilità di incontrare questo set nelle spedizioni è abbastanza alta, abbastanza alta. Quindi potremmo provarci. Bam 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 bam. Sono praticamente morto.
Andiamo avanti. Ma ci posso fare, ce la posso fare. Ho ho! E lui fa ho ho! Fa così. Cazzo ride? Non si sa. Fa questo? Non lo copia la formazione? No, 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 gioca tu, a me me lo... Non c'ho voglia. Ma... Scegliamo un sostenitore. Dai, mi metto un curatore, va, così mi curo. Potrebbe essere pericolosa questa battaglia. A posto Sapo pure giocare da solo. Ci ha detto bene. Potrebbe essere un problema che ci ammazzano un personaggio. Ci ammazzano. Abbiamo risuscitato, abbiamo fatto. L'unica cosa brutta è che dobbiamo per forza finire la spedizione se vogliamo sbloccare quella nuova. Non possiamo saltarla in alcun modo. Dobbiamo finirla, se no dobbiamo aspettare la settimana prossima. E quindi dobbiamo per forza farla. È un po' un brutto compromesso. Mannaggia, guarda quante ce ne stanno di quelle, non ce ne stanno di quelle che ci servono a noi. Non vale loro sensei. Barnabus. Mamma mia. Morti. E l'hai fatta. Ma guarda, preferisco prendermi questo qua del ninja.
49, se tu mi preoccupa. Mamma. Madonna. L'ha schivato. Fammi rivedere. Oh mio Dio, ha schivato la palla di cannone. Non ci credo. Ovviamente posso rivedermelo perché sto su Stream Rider e quindi vedo la replica su Stream Rider. Allora, qua abbiamo pirati, quindi faremo pirati. Ma ho così tanti pirati perché devo usare loro? Ma per me la passano comunque così, non c'ho bisogno del sesto. Ah! Sai che è che questi giochi mi sento che non fai niente. In teoria potessi giocare ogni combattimento, ma non c'ho voglia. Ma non è quello il fatto, che non ho più voglia di giocare a questi giochi così. Capito qual è il problema? Mi assicuro lo rianimano. Vedi? Immaginavo. Mo' cominciano a mettersi a random i cosi. Lo scherno mi dà un fastidio. Ma questa rianima sempre poi. Ma tu ti rendi conto? A posto. Madonna! Madonna! Barbarossa ha fatto una strage! Vabbè, è forte, formazione pirata, raga, è forte! L'avrei fatta ogni giorno, magari a quest'ora. Questa è un po' più tosta, quindi direi magari di metterci un... Che altro per non perdere, capito? Mettiamo un sostenitore di questo genere. Papapara. 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 Come? Livello batteria scarico, ma... Grave, livello batteria a scarica. E niente, allora ci dobbiamo fermare. Dobbiamo fermare. Maestro Wu, grave Che noia, non mi lasciano libero.
Niente, c'è schermo. E vabbè, triplo attacco. GG per lui. Guarda là. Cioè, lui mi ha massacrato la mia Scarlet e non ho avuto nessun resoconto. Ti rendi conto? Guardalo qua. Invece lui mi ha massacrato. Allora, per evitare questa cosa, abbandonate, non perdete nessun personaggio. Allora, la situazione così no, ovviamente non va. E la dobbiamo fare andare a nostro favore, quindi serve il rianimatore sicuramente. E qui serve qualcuno che gli spacca il culetto a questi. Penso che mi resiste ancora un po' la batteria, però non potremo fare cardamonte, lo faremo dopo pranzo ovviamente, se mi ricordo. Allora, a sto punto direi di attaccare direttamente loro. Vedi il contrattacco di questo maledetto? Ma perché fa tutti i suoi contrattacchi? Non è un bucaniere. Come vedi mi fa rosicà? Aspettiamo il suo d'attacco. E ora vi spiego anche perché. Ora lo lancio io. Vabbè, ma non morono. Oh, gli ha fatto a fare un contrattacco. Oh, che cavolo, contrattaccate pure a me. Niente, c'è scherno. Niente, morice. Ma lo vedi perché mi fa rosicare? Lo vedi perché mi fa rosicare? Perché non c'è scelta. Cioè, se vuoi passare, non puoi farlo. Ecco, mo che gli doveva togliere poco, gli ha tolto tanto. Vedi perché mi fa rosicare sto gioco? Cioè, io adesso avrei passato finché non avrei rianimato i miei compagni. Se mi servono, li avrei rianimati. Invece no, non lo puoi fare. Cioè, morti, basta. T'ha detto male con i turni. T'attacchi.
Dovrò rinunciare a loro, che comunque è una grande perdita per me. Ci sarà un altro maestro Wu? Non c'è manco un altro maestro Wu. Grave. Questa è gravissima come cosa. Vabbè, però mi posso portare un altro capitano. Vabbè, proviamo così. Abbiamo vinto? Vabbè, questa era facile. Una cassa oro, magari entra qualcuno. Ah, meno male che è pure facile la cosa qui, no? Ora faccio l'ultima. Meglio diventare invisibili. Aumentiamo l'attacco e attacchiamo questa merdina qui. Ci curiamo. Scarlet è priva di difesa però, prende un sacco di hit. Assolutamente il curatore lo dobbiamo far fuori. Via. Buono, l'altro curatore adesso, vai. Ci teniamo la super da parte per dopo. Non voglio che vengano colpiti tutti. Oh mio Dio, ci ha lanciato il super pinguinotto. Ma come liscio? Questi miss sono davvero spaventosi. Guardalo qua. Adesso dobbiamo puntare al rianimatore. Assolutamente sempre al rianimatore. Ma sono solo due i rianimatori, quindi non vi potete sbagliare. Adesso allo scherno, che lo Yeti allo scherno. Dai, continuate così. Fatto tutti attacco, non mi ha detto niente. Qualcuno è morto. Mi stanno a far male. Vabbè, dai, è praticamente vinta. Una spedizione l'abbiamo conclusa. Abbiamo regalato soltanto una cosa di quello che ci interessava. Vediamo se nella seconda spedizione c'è qualcosa che cerchiamo. Sfortuna vuole che non c'è. Ovvio. Quindi c'è solo il dorato e una casa di Magisto. E il re. Interessante. Interessante il re e tutti i set a questo punto. Quindi faremo così. E aggiungiamo il set da battaglia, ma non la faremo perché, come ho detto, ho il cellulare scarico e quindi non possiamo proseguire. Se no, l'avrei fatto volentieri.
Mica tanto, però è un modo di dire, no? 4 punti di mano birra. Antichità 73 su 100. Vabbè. Vabbè, semmai dopo pranzo, senza che ovviamente la registro, quindi se volete, come sempre, vi ricordo che mi potete trovare in live su Twitch dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 19, tutti i giorni, salvo imprevisti. Detto questo, chiudiamo. Non posso fare altri giochi Android perché il mio cellulare, come vedete, batteria 6%. È stato un evento, Grand Tour. Un attimo, accelera. Vabbè, semmai dopo nel pomeriggio ci ripasseremo. Intanto lo metto a caricare. Sì, ci abbiamo tanto tanto da giocare. Tutto tanto tanto. Allora, stacchiamo. Olè, fatto.